L'imminente incoronazione di Carlo III ha riacceso più che mai l'attenzione sull'istituzione della monarchia e i suoi complessi cerimoniali. L'ultima incoronazione sul suolo britannico risale al lontano 1953 e pochissimi possono vantarsi di averla vista dal vivo, sia perché è passato effettivamente molto tempo, ma anche perché la televisione all'epoca era un lusso riservato ancora a pochissimi. Quella a cui ci prestiamo ad assistere è destinata a marcare un momento storico, essendo la prima incoronazione dei tempi moderni. Ma cosa dobbiamo aspettarci di vedere? Che cosa significa esattamente un'incoronazione? E a quando risale la prima incoronazione della storia? Per prepararci al meglio al grande evento del prossimo 6 maggio 2023, ho pensato di dedicare una serie di video sull'argomento, in cui spero di soddisfare le vostre curiosità. Iniziamo oggi con un approfondimento sulla storia dell'incoronazione. Prima di tutto ci tengo a precisare che mi riferirò esclusivamente alle tradizioni e ai significati della monarchia britannica. Seppur accumulata nel loro messaggio, negli anni ciascuna si è evoluta in maniera diversa e non sarebbe giusto farne un discorso generale. Detto questo, avanti col video! L'incoronazione ai nostri occhi rappresenta l'ascesa al trono di un sovrano. Ma in realtà questa avviene automaticamente per diritto ereditario nel momento stesso della dipartita del suo predecessore. In passato però non era sempre così. La Chiesa venne coinvolta proprio per dare autorevolezza di fronte alla popolazione a colui che aveva diritto al trono. Attraverso la cerimonia di incoronazione, il monarca veniva investito del potere regale attraverso l'imposizione sul suo capo di una corona, ma soprattutto attraverso il rito dell'unzione, che ne sanciva la legittimità per grazia di Dio. Nell'antichità, i concetti di regalità, incoronazione e divinità erano indissolubilmente legati. In Egitto, il faraone era ritenuto il figlio di Ra, il dio del sole, così come nel Giappone shintoista, dove vigeva il culto del dio imperatore fino al 1946, anno in cui Hirohito fu costretto a proclamare la dichiarazione di umanità dell'imperatore. Più in generale, nell'Europa monarchica, il concetto del diritto divino a regnare era la base di ogni monarchia assoluta. Le incoronazioni sono cambiate nel tempo per una varietà di fattori sociopolitici e religiosi. Oggi è una cerimonia che celebra l'assunzione del potere del nuovo sovrano, ma come dicevo poc'anzi, non è un rito che ne proclama l'ascesa al trono. La maggior parte delle monarchie europee moderne hanno adottato cerimonie più semplici o ne hanno rinunciato del tutto. In Gran Bretagna sopravvive ancora, ma non solo. È l'unica che ancora conserva il rito dell'unzione, che seppur privo del significato divino, rappresenta il momento più sacro della celebrazione. Tanto che da sempre è nascosto ai presenti e alle telecamere tramite un baldacchino sorretto da quattro cavalieri dell'Ordine della Giarrettiera. La forma attuale della cerimonia risale al 1902, quando fu incoronato re Edoardo VII. Figlio della regina Vittoria. Consiste in una processione di stato che da Buckingham Palace arriva all'abbazia di Westminster, al cui interno si susseguono i diversi momenti del rito. Il riconoscimento, il giuramento, l'unzione, l'investitura, l'omaggio e infine un'altra processione che dall'abbazia fa ritorno a palazzo. Sebbene giri intorno a un servizio religioso, la cerimonia combina anche aspetti della Costituzione. Nel giuramento dell'incoronazione, infatti, il monarca giura di governare i popoli del Regno Unito e del Regno del Commonwealth secondo le rispettive leggi e costumi, unico passaggio della cerimonia richiesto formalmente dalla legge.
La formulazione di questo giuramento si è costantemente evoluta per riflettere i cambiamenti della composizione territoriale del Regno Unito, da quando era ancora diviso in stati indipendenti, all'epoca imperiale, fino alla costituzione del Commonwealth. Prima di tornare sugli aspetti cerimoniali della funzione, vorrei ripercorrere brevemente con voi i punti salienti dell'evoluzione dell'incoronazione del Regno Unito. In Inghilterra, il primo servizio di incoronazione può essere fatto risalire al 973 con Re Edgar, giunto fino a noi grazie alla descrizione di St. Dunstan. Non si trattava di una cerimonia di ascensione al trono, bensì di una celebrazione avvenuta 15 anni dopo e che voleva glorificare il periodo di massimo splendore del suo regno. Avvenuta presso l'abbazia di Bath, si basava sulle cerimonie dei re franchi e quelli delle investiture vescovili. Includeva un banchetto e una grande festa alla quale partecipava il campione del re e una prima forma di giuramento, un contratto orale tra il monarca e il suo popolo. La prima incoronazione avvenuta nell'abbazia di Westminster fu invece quella di Guglielmo il Conquistatore nel 1066. Fu anche il primo monarca a passare la notte prima della sua incoronazione a Westminster, una tradizione che continuò fino al 1821. A quel tempo non esisteva un diritto immediato alla successione e quindi l'incoronazione era un rito di passaggio essenziale. Un re era denominato Dominus Anglorum, ovvero signore degli inglesi fino al momento dell'unzione, quando diveniva effettivamente Rex o Regina. Secondo la tradizione, le regalie utilizzate da Guglielmo il Conquistatore, ovvero la corona, il globo e lo scettro, appartenevano al suo predecessore, Edoardo il Confessore, e furono conservate e riutilizzate per le successive incoronazioni dei re inglesi fino alla guerra civile del 1642. Ma aspettatevi presto un video più dettagliato sull'argomento. Nel 1547, a soli 10 anni, il re bambino Edoardo VI, figlio del più noto Enrico VIII, fu il primo sovrano a essere incoronato con una cerimonia protestante, durante la quale l'arcivescovo Thomas Cranmer predicò un sermone contro l'idolatria e le tirannie dei vescovi di Roma. Gli anni a seguire furono contraddistinti da continui cambiamenti, con Maria I che restaurò la precedente investitura cattolica, seguita immediatamente dopo da Elisabetta I, che fu l'ultima sovrana incoronata secondo questo rito, nonostante la sua fede protestante. In quest'epoca i sovrani venivano incoronati nel giro di breve tempo dalla morte del loro predecessore, in un tempo compreso tra pochi giorni e alcune settimane, e si prediligeva far coincidere l'evento con un giorno festivo, generalmente la domenica. In Scozia le incoronazioni avvenivano invece nell'abbazia di Scone, oggi un rudere, dove il sovrano veniva fatto sedere sopra la pietra di Scone, altrimenti conosciuta come pietra del destino. Un blocco di arenaria accompagnato da molte leggende e di cui vi parlerò più approfonditamente in un prossimo video. Sequestrato come bottino di guerra da Edoardo il Plantageneto, è tuttora parte integrante della cerimonia di incoronazione. Dopo l'unione delle due corone nel 1603, quando il re Giacomo VI di Scozia divenne anche re Giacomo I d'Inghilterra, i monarchi Stuart furono incoronati due volte e separatamente, come re di Scozia tradizionalmente il 23 aprile, giorno di San Giorgio, e come re d'Inghilterra. Si trattava di funzioni infinitamente lunghe e solenni, durante le quali ogni singolo pari del regno porgeva i suoi omaggi al nuovo monarca. Durante la temporanea destituzione della monarchia a seguito della condanna a morte di Carlo I, la maggior parte delle antiche insegne regie d'Inghilterra furono distrutte per ordine di Oliver Cromwell. Sopravvissero solo l'ampolla a forma di aquila da cui veniva versato l'olio di unzione e il cucchiaio con cui veniva dispensato. Quest'ultimo in assoluto il pezzo più antico dei gioielli della corona, risalente al 1100.
Con la restaurazione sul trono di Carlo II nel 1660, le insegne reali dovettero essere riforgiate e la preparazione della sua incoronazione richiese quasi un anno di preparativi. Fu una cerimonia sfarzosa ed imponente, volta a riconsolidare l'immagine del sovrano sul trono inglese. All'interno dell'abbazia vennero costruite per la prima volta delle impalcature per predisporre nuovi posti a sedere, con tanto di biglietti in vendita per assistere all'evento. Fu l'ultima a prevedere la tradizionale infinita processione che dalla Torre di Londra portava fino a Westminster. Carlo II era già stato proclamato re di Scozia 10 anni prima, anticipando di poco il periodo del protettorato di Cromwell, e la sua fu l'ultima incoronazione di un re di Scozia avvenuta sul suolo scozzese. Nel suo successore, il fratello Giacomo VII di Scozia e Giacomo II d'Inghilterra, né la di lui figlia Maria II con il marito e co-regnante Guglielmo III d'Orange ebbero una cerimonia sul suolo scozzese. Nel 1688 si istituì la legge sul giuramento dell'incoronazione, con cui si stabiliva che i monarchi prestassero solenne giuramento di mantenere le leggi e le usanze dell'Inghilterra e del suo popolo. Fino a questo momento, il Regno d'Inghilterra e il Regno di Scozia erano due nazioni distinte, con due parlamenti separati, ma con lo stesso monarca. L'unione delle due corone risaliva circa un secolo prima, quando nel 1603 il figlio di Maria Stuart e già re di Scozia, Giacomo VI, ereditò anche la corona d'Inghilterra dalla cugina Elisabetta I. La cosa cambiò durante il regno della regina Anna, durante il quale venne approvato l'atto di unione del 1707 tra Scozia e Inghilterra, come parte del nuovo regno di Gran Bretagna. Da questo momento, durante l'incoronazione, ci sarebbe stato un solo giuramento legale per i monarchi britannici e il Parlamento inglese e scozzese si unirono a formare il Parlamento della Gran Bretagna, con sede al Palazzo di Westminster a Londra. La Union Jack, la bandiera che vede fuse la croce di San Giorgio inglese e la croce di Sant'Andrea scozzese, era già in uso fin dai tempi di Giacomo VI e I, ma veniva usata in maniera differente nei due paesi, dando la precedenza ognuno alla propria bandiera nazionale. A partire dal 1707, la Union Jack che conosciamo oggi venne adottata indistintamente su tutto il territorio. Con l'avvento della dinastia Hannover nel 1714 venne ritenuto appropriato attendere un periodo di alcuni mesi tra la morte del precedente monarca e l'ascesa di quello nuovo, in modo da rispettare il periodo di lutto e al contempo permettere l'organizzazione della cerimonia, che negli anni si era fatta sempre più sfarzosa ed imponente. Trattandosi di un evento preceduto e seguito da una processione all'aperto, anche la variabile meteo era tenuta in considerazione. A partire da Giorgio III nel 1761, ogni incoronazione ebbe luogo tra maggio e settembre. Occasione di festa, con banchetti, spettacoli e fiere tra le strade di Londra che duravano giorni, l'incoronazione aveva perso però in ordine e struttura. Senza un'adeguata pianificazione o delle prove dell'evento, numerosi furono gli incidenti che occorsero durante la sua messa in scena. Nel 1761, durante l'incoronazione di Giorgio III, i presenti, provati dalla lunghezza esasperante della cerimonia, iniziarono a farsi servire il cibo dai loro servitori direttamente ai loro banchi all'interno dell'abbazia di Westminster, producendo un tale rumore di piatti e stoviglie da trasformare il luogo sacro nel salone di un pub londinese. L'eccentrico e modaiolo Giorgio IV spese una cifra record di 238.000 sterline, pari a oltre 21 milioni di sterline odierne per la propria cerimonia di incoronazione, seguita da un suntuoso banchetto presso la Westminster Hall. Con lui, la formula del giuramento dell'incoronazione cambiò ulteriormente, sostituendo Gran Bretagna con Regno Unito per riflettere l'unione del 1801 tra Gran Bretagna e Irlanda.
Per omaggiare tutti i paesi membro, Giorgio IV fu il primo a includere nei suoi gioielli e nelle vesti i motivi della rosa inglese, del cardo scozzese e del trifoglio irlandese. Fu anche il primo a utilizzare per la parata la carrozza di Stato d'oro, costruita nel 1762 e utilizzata dopo di lui da tutti i suoi successori al trono britannico. Edoardo VII, figlio della regina Vittoria, fu, dopo Carlo III, il principe di Galles a rimanere in carica più a lungo, aspettando quasi 60 anni per salire al trono. Con lui il giuramento dell'incoronazione fu nuovamente modificato, questa volta a causa dello scioglimento della Chiesa d'Irlanda nel 1869. E per la prima volta il rito che voleva ciascun pari del regno prestare giuramento al nuovo sovrano venne ridotto al membro più anziano di ogni grado della nobiltà, snellendo di molto il cerimoniale e risparmiando un notevole lasso di tempo. Fu la prima incoronazione che vide l'avvento della fotografia, ma fu solo con suo figlio Giorgio V nel 1911 che le macchine fotografiche vennero ammesse all'interno dell'abbazia. L'incoronazione di Giorgio VI il 12 maggio 1937 fu invece l'unica in oltre un secolo a venir celebrata a soli 5 mesi di distanza dal suo predecessore. Ma questo perché Edoardo VIII non era morto, bensì aveva abdicato quando la data era già stata fissata. Per non ostacolare la macchina organizzativa e non sprecare il denaro che ormai era stato speso, Giorgio VI semplicemente subentrò al fratello come nuovo monarca da incoronare. Tra gli ospiti vi erano sia principi indiani che, per la prima volta, veri nativi africani. L'evento, progettato per essere non solo un'unzione sacra, ma anche uno spettacolo pubblico per esaltare i fasti dell'impero britannico, vide i media svolgere un ruolo importante nel trasmettere questo messaggio. Per la prima volta la processione fu trasmessa in televisione, mentre all'interno dell'abbazia furono ammessi i microfoni della radio. E infine l'ultima in ordine di tempo, quella di Elisabetta II, la quarta e ultima incoronazione britannica del XX secolo. Per un solo giorno furono necessari ben 14 mesi di preparazione, sotto la direzione del principe Filippo, che fu il più forte sostenitore dell'idea di trasmettere la cerimonia in televisione, mentre la maggior parte dei suoi consiglieri temevano che avvicinare troppo la figura del sovrano al popolo potesse rivelarsi controproducente. Si stima che il suo costo sfiorò i 19 milioni di sterline odierne, una cifra a cui difficilmente Carlo III si avvicinerà. Poco si sa ad oggi in merito ai dettagli dell'organizzazione, ma il primo annuncio ufficiale da Buckingham Palace dichiarava che avrebbe rispettato il ruolo del monarca di oggi, guardando al futuro pur rimanendo radicato alle tradizioni e ai fasti del passato. Nel prossimo video vi illustrerò i passaggi che scandiscono la cerimonia e cosa possiamo aspettarci di vedere. Se come me siete curiosi, vi aspetto nel prossimo video.